Caterina, non era una partita facile da giocare, c'era tanta pressione, però dopo aver vinto il primo set magari avete avuto anche un aiuto in più, è stato importantissimo portarlo a casa. Ma era una partita difficilissima perché in queste partite ti giochi tutta la stagione. Siamo state bravi, lucide, il primo set con molta calma diciamo abbiamo iniziato a giocare per poi creare le nostre sicurezze e chiudere la partita noi. Magari si poteva chiudere anche al terzo, forse è stato l'unico set in cui nel finale avete sbagliato qualcosa, poi è importantissima la reazione nel quarto, non avete dato modo a Bergamo di rimanere in partita. Sì, diciamo che anche io ho fatto due errori molto stupidi nel terzo set, che non dovevo fare, però vabbè, adesso se state brave a portare a casa questa gara e si pensa già domani, perché domani è più difficile di questa. Come si può portare un vantaggio verso la prossima gara fra 24 ore e portarsi dietro questa vittoria, almeno a livello psicologico? No, non dobbiamo portarcela dietro perché sennò è un casino, è sbagliato pensare a quello che è stato, dobbiamo pensare alla gara, sarà una partita difficile dove loro come noi non lasceremo niente perché è gara 3 e ti giochi tutto, quindi dobbiamo stare lì con la testa, ricaricare le pile domani e poi andare in campo al massimo.